Salve cari amiche ed amici, oggi sono qui a parlarvi di un argomento del quale in modo particolare mi chiedono di parlare i miei amici Lucio Gelli, Lorenzo Rim Giuliani, Pietro Occa, Leo Turcazze e anche il mio amico Pier Ludovico Pavoni, che sono i miei amici di Facebook. Allora, come ignorare le loro petizioni e anche le petizioni di molti altri di voi che mi seguite in YouTube, anche di un altro amico di Twitter che si chiama Pinco Stalino, mi ha chiesto al riguardo. Quindi, oibò, visto che me ne fate richiesta anche Pinco Stalino da Twitter, io accederò a parlarvene. Si tratta del famoso Brexit, cioè dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Economica Europea, che ribadisco è un'unione economica, non politica. Quando fu il caso della Grecia, che poi non si consumò il Brexit, a nessuno pareva fregare un cazzo che la Grecia potesse uscire dall'Europa, anzi i primi a esserne contenti erano, oltre che francesi e inglesi, anche, cioè oltre a francesi e tedeschi, erano anche gli inglesi a essere contenti che la Grecia si allontanasse continuando a pagare i debiti. Ma adesso tutto il mondo si allarma perché la seconda economia in Europa, forse la sesta nel mondo, il Regno Unito, vuole, se vince il sì, uscire dall'Unione Europea, e questo porterebbe a degli squilibri. Chiaro, se ci fosse l'Italiz, ne rimarrebbero tutti sconvolti? No! Sono contento che ha vinto la Raggi a Roma per il Movimento 5 Stelle e vediamo quello che potrà succedere, perché sarà un test molto importante per le prossime nazionali. Capire se sono riusciti a passare dall'opposizione o da una forma di governo, oppure si trasformeranno in un qualsiasi partito politico come gli altri. Comunque, riguardo questa Brexit, c'è uno scontro politico, sociale e culturale inimmaginabile. Infatti, il Regno Unito è entrato nell'Unione Economica Europea, ma è entrato in parte, cioè ci aveva un piede e due scarpe. Infatti, ha mantenuto la libra sterlina, la sterlina inglese, e si potevano fare operazioni economiche e finanziarie anche in euro, cioè ci avevano la doppia moneta, ma in parte hanno conservato la loro. E quindi sono entrati in Europa a metà, e poi come al solito hanno sempre fatto da cavallino da Troia degli interessi dei nordamericani in Europa. Adesso chi è che non vuole che si realizzi la Brexit, che la Grecia esca dall'Unione Europea? Innanzitutto i nordamericani, che vedrebbero sparire un valido alleato in Europa, che ha sempre sostenuto tutte le guerre espansionistiche e le conquiste della civiltà fatte in nome della civiltà, come in Iraq, Libia e Siria, e anche Georgia e come si chiama, c'è avuto un lapsus, Ucraina,
gli inglesi hanno sempre sostenuto le posizioni britanniche, con quel politico che era tanto un'aria di rinnovazione e poi invece è stato più conservatore di chi l'ha preceduto, che sono stati tutti dei bugiardi con le armi di distruzione di massa che non esistevano in Iraq, con Saddam Hussein alleato di Al Qaeda. Per cui alla fine, beh, i nordamericani non vogliono il Brexit, l'hanno detto, sarebbe un disastro non solo per l'economia ma per la loro geopolitica. Gli europei non vogliono il Brexit perché per salvare la zona euro bisogna immettere sempre più capitali e quindi ci occorre un pilare fondamentale per l'economia dell'eurozona, che è il Regno Unito. Forse anche chi ha comprato i titoli di debito inglesi e nordamericani, come i cinesi, non vogliono il Brexit. Chi è che lo vuole? La maggior parte dei cittadini britannici, che sono sempre più obbrobriati da tasse e disoccupazione, ma anche gli ultranazionalisti, che sono disposti ad uccidere fanaticamente, come hanno già fatto con una deputata, non so se era una eurodeputata, che hanno fatto un atroce omicidio. Quindi ci sono interessi economici molto forti. Poi c'è da dire che tutte le persone che vivono nel Commonwealth, come nelle Malvinas, alias Falkland, e tutto il Commonwealth, non vogliono l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa perché avrebbero degli interessi da perdere. Infatti le ex colonie che fanno parte del Commonwealth, che è un'unione geopolitica economica britannica con tutte le sue ex colonie, che gli hanno imposto, se ti diamo l'emancipazione tu entri nel Commonwealth, come è successo con l'India e il Pakistan. Allora loro in qualche modo hanno una specie di accordi bilaterali per cui hanno vantaggi economici commerciali, ma anche finanziano il debito di questi paesi. Se il Regno Unito esce dall'Europa, la maggior parte delle esportazioni sono per paesi europei, diminuirebbero quindi gli aiuti e gli appoggi finanziari ai paesi del Commonwealth. Quindi quelli che voterebbero no, se potrebbero, al Brexit, all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, sarebbero i paesi che integrano il Commonwealth. Quindi ci sarebbe da fare un video Brexit versus Commonwealth. Il Commonwealth di sicuro voterebbe tutti i cittadini dei paesi soggetti a questa unione economica e geopolitica con la Gran Bretagna, voterebbero no al Brexit. I cittadini britannici invece per contro voterebbero tutti, quasi tutti, sì. Tutti temono il referendum, quindi, che è a giorni, perché oggi è 21, lunedì 21, e sono 1:35 e 36 del pomeriggio già. Tutti temono l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e molti invece la vorrebbero. Io mi domando, hanno detto che il partito, il movimento di ultradestra non c'entrasse nulla con questo pazzo criminale che ha ucciso la deputata. Ma c'era bisogno di uccidere un deputato? In che maniera questo potrebbe influenzare con il voto favorevole al Brexit? Se sia stato un gesto pianificato o no, forse non si saprà mai. Soprattutto non si saprà mai chi lo ha pianificato. Perché qualcuno in rete mi ha detto, dei miei contatti in Facebook, di cui non faccio il nome,
che forse è stata una giocata, un finto flag per far credere che sia stato il fronte del no a ucciderla, qualche estremista, qualche persona vincolata a gruppi radicali di estrema destra. E così magari vincerebbe sull'onda dell'emotività il sì a rimanere, cioè il no, perché non so in quali termini è stato posto il quesito, se sia rimanere o se sia uscire. Credo che se sì a uscire, perché sarebbe più coerente, no? Vuoi che esca o non vuoi che esca? Perché se fosse vuoi che esca o vuoi che rimanga dentro l'Unione Economica Europea, sarebbe sempre sì. Se sarebbe non vuoi che esca, non vuoi che rimanga, sarebbe sempre no. Allora devono decidersi a favore di cosa o contro cosa votare. Quindi probabilmente vuoi che rimanga nell'Unione Economica Europea? Sì. E se no, non possono fare due domande in una. E se no, no. E se invece hanno detto vuoi che esca dall'Unione Economica Europea il Regno Unito? Sì e no per rimanere. Non come in Italia, che a volte non ci si capisce molto, perché un sì per un no e un no per un sì. Vuoi abrogare una norma abrogativa? Cacchio, lì ti voglio. Voti sì, voti no, sempre stai abrogando qualcosa. Comunque sembra che questo referendum, al contrario dei nostri, non solo in Gran Bretagna, ma anche in Europa e nel mondo, se lo prendano più sul serio, troppo sul serio, arrivano al punto di uccidere. Invece i referendum italiani, non solo nel mondo, non solo in Gran Bretagna, ma neanche in Italia, se li prendono sul serio. Infatti manca il quorum. Bisogna vedere se a questo referendum britannico mancherà il quorum. Noi in Italia siamo dei geni, dei genietti, dei furbetti, e ci facciamo inculare. Ma come? Abbiamo l'opportunità di esprimerci? I soldi sono già stati spesi, perché si è già fatto tutte le schede? Ormai la tavola è apparecchiata e imbandita, le cibarie sono state cotte, gli antipasti serviti, c'è da mangiare per tutti. Siediti e mangia. Invece no, ormai il referendum si doveva fare, no, sulle trivellazioni. È stato speso tutto, organizzato tutto, e la gente che gli frega non va, perché è uno sforzo troppo duro sacrificarsi e fare 2 ore di fila. Poi non sanno in che urna andare a votare, è troppo difficile cercare in internet l'indirizzo della scuola e poi andare nella giusta sala con il numero, no? 4905, 4906, andare nella giusta bocca di urna, troppo difficile. Poi comunque, quando ci sono gli sversamenti di petrolio, visto che non ha votato nessuno, tutti si lamentano. Ma di chi si lamentano? Di loro stessi che non hanno votato. Non si possono fare leggi per impedire gli sversamenti perché nessuno ha votato per andare in quella direzione. Ma non solo, se tutti avessero votato no e avesse vinto il no con il 60% o il 70% dei voti, e ci fosse stato solo il 20-30% di astensionismo e non più del 50%, al limite non si potevano lamentare, perché sversamenti futuri li avrebbero dovuti accettare in base a loro votare no. Ma
avendo diciamo avendosi astenuti dal voto e avendolo fatto fallire al referendum, possono attribuirsi i meriti del sì se tutto va bene, e se tutto va male in qualsiasi città italiana si attribuiscono i meriti del no. Quindi, come dire, prima te ne strafreghi e poi, non avendo responsabilità, te ne strafotti. Comunque vadi, va bene. Io speriamo che me la cavi. È un po' deludente. Invece sembra che in Gran Bretagna si prendono sul serio. Ma quello che succederà a pochi giorni, forse questo mercoledì, nessuno lo può prevedere. Se vince il sì all'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, sarà una transizione pacifica? In che modo usciranno? O ci saranno delle rivolte? E se viene a scemare il prodotto interno brutto, lordo della Gran Bretagna, che vende molto in Europa, perché precipita la sterlina, guadagnano meno, o magari aumenta per l'inflazione, gli andrà bene o finiranno come nella Venezuela di Hugo Chavez e di Maduro, che in pratica non hanno neanche la carta igienica? Ma a questo punto a che gli serve in Venezuela la carta igienica, se non hanno neanche da mangiare? Che vedi che la gente scappa per le strade dopo aver scippato delle rosticcerie, con uno spiedo con tutti i polli scappava uno per la strada. Non hanno da mangiare, non hanno carta igienica, non hanno i medicinali, non hanno cazzo. Arriva la rivoluzione, te saluto. E intanto fanno dei meeting fra Venezuela e Cuba, no, per stabilire il rigoroso andamento economico che dirigerà il paese verso l'alba del sole dell'avvenire socialista. Mi sembra più che altro che un nuovo oscurantismo socialista, più che un nuovo avvenire del sole socialista. Ci sarà una notte molto buia in Venezuela. Speriamo che non succeda la stessa cosa in Gran Bretagna con l'uscita, perché la loro economia già sta in recessione da molto tempo, da prima della bolla immobiliare statunitense. Sebbene, come paese molto importante geostrategicamente e geopoliticamente nel mondo, abbiano inversioni soprattutto dai paesi petroliferi dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi. Chi non vorrebbe andare a invertire nella City londinense? Però incluso lavano il denaro, quindi. Però succede che, ecco, se escono, il rischio è che si trasformi in una nuova Venezuela, solo che in Europa, e solo che se si radicalizzano posizioni estreme in Gran Bretagna, poi si possano contagiare in tutta Europa. Io vi avrei voluto oggi leggere qualche libro, ma si è imposto questo tema, perché altrimenti avrei tanti libri da leggervi, soprattutto uno di poesie egizie, perché raramente leggo poesie. Però quello era molto carino, quel libro, non so dove lo posso avere. Ah, eccolo qua. Sinue e altri racconti egiziani dai papiri originali, perché il vero Sinue è questo. Dopo, Mika Valkari ha fatto una storia, una novella, un romanzo su Sinue. Ma il vero Sinue, l'egiziano, è stato ispirato da un papiro dell'antico Egitto, Sinue e altri racconti.
qua a pagina 79 c'erano una volta, si dice, due fratelli di una sola madre e di un solo padre. Anup era il nome del maggiore e Beta quello del minore, cioè Alfa e Beta, che fantasia, no? Come dire, Tizio e Caio, vabbè. Però adesso non farò questo video letterario a cui tanto ci tenevo, perché volevo leggervi qualcosa di Sinuel egiziano, che è diverso dall'originale egizio, dalla novella che ha ispirato Mika Valkari, che Mika Valkari, se non mi sbaglio, si chiama così, perché Mika Valtari, perdon, Mika Valtari, almeno pronunciato all'italiana, ha scritto anche Turms l'Etrusco e non so a che cosa si abbia ispirato. Comunque, Mika Valtari è nato nel 1908 a Helsinki, Finlandia, ed è lui dove è nato nel 1970. Ah no, dove è morto nel 1979. Sì, è nato nel 1908. Era uno scrittore, logico, se no non scriveva un libro. Quindi, come dire, niente, adesso dovrò staccare perché è l'una e mezza, l'una e 48. Poi viene troppo pesante il video. Questo video lo sto facendo con la filmatrice. Un Everio che filma a 720x480 di 8,5 megapixel. Però ecco, mi rendo conto che sto andando per le rami, perdono. E niente, dei libri vi parlerò un'altra volta. Già vi ho commentato le mie idee sul Brexit. Ho salutato i miei amici di Facebook. Molti altri li dovrei salutare. Adesso, prima che scarico il video nel computer e che lo edito e che lo scarico in internet, passeranno 2 o 3 ore, perché c'ho il computer del 2010, 2 nuclei. Vabbè, comunque vi lascio, spero che vi sia piaciuto questo video, commentatemelo. E niente, purtroppo ancora YouTube non mi paga nulla, ma farò un video per ringraziarvi delle 300.000 visioni che stiamo per raggiungere insieme. Arrivederci e grazie dal vostro Saint-Enchant.